Vogliamo adesso ricordare che tutti insieme siamo qui riuniti nel nome del Signore per avere la sua benedizione in questa riunione in cui Dio parla al nostro cuore attraverso la sua parola, e desideriamo chiedere al Signore di benedire la nostra vita tutti quanti insieme. Padre, ti lodiamo per Gesù e ti ringraziamo. Domandiamo che tu parli al nostro cuore attraverso la tua parola. Le tante persone con difficoltà, malattia, sofferenza, abbiano il tuo soccorso, il tuo aiuto. E ti lodiamo, Signore, perché possiamo cantare con gioia, perché possiamo proclamare le tue lodi, perché può salire dal nostro cuore verso te, alla lode del tuo nome, l'adorazione, il canto dei nostri cuori. Grazie per ogni bene, parlaci nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Siamo grati al Signore che possiamo rivolgerci alla sua parola. Vi invito a leggere con me in Primo Re 18, dal verso 41. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché già si ode un rumore di grande pioggia. Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e, gettatosi a terra, si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci sette volte. E la settima volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si scinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel. Possiamo sedere. Quando il popolo di Dio legge parole come queste, eventi come questi, fatti come questi, si entusiasma a pensare alla dimensione miracolosa che la Bibbia ci presenta, dimensione che può essere la nostra dimensione, possibilità che possono essere le nostre possibilità. E voglio ricordare a me e a voi che già si ode un rumore di grande pioggia, ci indica la dinamica, ovvero lo sviluppo per il risveglio. Risveglio spirituale che noi attendiamo e che vogliamo considerare in che consiste. Prima di tutto consiste in un cambiamento di mente, perché noi vogliamo un risveglio. Prima nazione, come Elia lo volle e lo ottenne per la sua nazione, ma non dobbiamo dimenticare che condizione per questo è un cambiamento. Elia ha detto nel verso 21 al popolo: fino a quando zoppicherete dai due lati? E poi ha pregato intensamente: rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu sei colui che converte il loro cuore. Dunque, condizione per il risveglio che stiamo considerando nella sua dinamica, nel suo sviluppo, è certamente una conversione, un cambiamento delle nostre vite. Asa, il re che visse un risveglio nel sud di Israele, nella tribù, nel regno di Giuda, è scritto che fece sparire dal paese tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti. Se vogliamo un risveglio, dobbiamo essere: uno, convertiti; due, eliminare gli idoli. E qualcuno mi potrebbe dire, diversamente da quanti vengono da eventuali religioni dove
gli idoli invece c'erano a casa loro, ma a casa mia non c'è mai stato, neanche nella mia. Provengo da una famiglia già credente nella fede che stiamo vivendo ora insieme tutti quanti noi, ma ci sono degli idoli che sono in realtà non materiali ma interiori. Si tratta di quelle cose che mettiamo al primo posto nella nostra vita. Quello è un idolo. E San Giovanni non a caso conclude la sua prima lettera epistola dicendo: figlioletti, guardatevi dagli idoli. Tutto ciò che ha il primo posto deve essere abbattuto in noi, e solo così potrà avvenire un risveglio spirituale. Il risveglio consiste nella constatazione della differenza che c'è tra il nostro Dio e le false divinità. A quel tempo, tra Yahweh, il nostro Signore, e Baal, una falsa divinità che veniva adorata, ritenevano che Baal avesse il controllo della natura, ed è per questo che Elia lancia il suo guanto di sfida spirituale proprio nel mondo della natura. Vediamo se è vero che lui ha il controllo della natura. È un po' come se, parafrasando, egli avesse detto. E lui pregò e poi disse che non sarebbe piovuto se non quando lui lo avrebbe chiesto di nuovo al Signore, e il Signore avrebbe mandata la pioggia. Si sono letteralmente svenati e anche mutilati, facendosi del male, tagliandosi, tagliuzzandosi secondo i costumi di quel tempo davanti alla loro falsa divinità. Ma Baal non rispondeva, e non rispondeva perché Baal non esiste, era solo un idolo, era solo una falsa divinità. E desidero dire con grande chiarezza che solo Dio ha il potere, il controllo della natura. E fu così che furono dette le parole del verso 1: presente ad Acab il re, e io manderò la pioggia nel paese. Io manderò la pioggia nel paese, perché Dio ha il controllo. La legge di Mosè prevedeva: io vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna i frutti. Gli apostoli, predicando in un posto chiamato Listra, dissero, senza però Dio lasciare se stesso senza nessuna testimonianza, facendo del bene, ricordandovi dal cielo di donarvi pioggia, stagioni fruttifere, cibo in abbondanza. Come vedete, Dio non si è lasciato senza testimonianza, egli ha provveduto agli uomini, egli ha donato sostegno, aiuto sempre alle persone. Il risveglio consiste sempre in queste realizzazioni spirituali. Dio dimostra che lui ha il controllo, Dio dimostra che lui è il più grande, Dio dimostra che la gente può vedere all'opera la sua mano. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. La promessa del Signore per noi che stiamo chiedendo un risveglio spirituale è: hai fatto queste cose, dice il Signore, io ho taciuto e tu hai pensato che io fossi come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Dio non sta zitto. Dio non tace perché non vede e non sente come i falsi idoli. Dio semplicemente, spiega all'apostolo Pietro, ritarda l'adempimento della sua promessa, volendo che tutti giungano a ravvedersi. È il suo amore e la sua pazienza che lo porta a quel che alcuni crediamo sia il suo silenzio, ma che invece è il suo grande amore e la sua grande pazienza. Già si ode un rumore di grande pioggia, indica la dinamica, lo sviluppo per il risveglio. Ma come accade dopo aver visto in che consiste? Con l'aiuto di un ministero dedicato alla preghiera. E lo abbiamo visto, questo ministero di Elia,
nel verso 42 sale in vetta a Carmelo e gettatasi a terra, si mette la faccia tra le ginocchia. Anche se Dio aveva promesso la pioggia, lui la doveva comunque chiedere. Il Signore lo sa, non glielo chiedo neanche. No, no, la preghiera è il modo che Dio ha stabilito per donarti le cose. Pregando tu dimostri che tu credi di essere il sottomesso e che Dio ha il controllo. La preghiera dimostra che tu veramente lo vuoi, che tu veramente lo desideri. E l'intensità della preghiera è nel fatto che si getta a terra, si mette la faccia tra le ginocchia e chiede, perché Dio chiede: chiedete al Signore la pioggia della stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia. E dunque vogliamo il risveglio? Sì, se lo vogliamo lo dobbiamo chiedere a Dio, e Lui manderà la pioggia di primavera. Anche se si nascondessero in vetta al Carmelo, diceva il profeta, io li scoverei lassù e li prenderei. Il Carmelo era ritenuto un monte sacro, era il posto dedicato alla ricerca di Baal per molti, e quindi andare a sfidare i falsi adoratori in quel luogo e in quel posto voleva significare che Dio voleva dimostrare chi era nel quartier generale della falsa religione. Vi siete mai chiesti perché il Signore ritornerà quando verrà a rapire la sua chiesa nelle nuvole dell'aria? Perché Satana è il principe della potestà dell'aria. Gesù, quando ritornerà, verrà e lo sconfiggerà nel suo quartiere generale. E se siete d'accordo, dite amen. Perché Egli è il Signore. Egli ha il controllo e lui avrà la vittoria. Si gettò con la faccia a terra in segno di umiltà, riverenza, supplica. Mise la faccia tra le ginocchia, cioè si inchinò tanto da toccare le sue ginocchia. E poi, dopo pregato, dice al servo: va su e guarda dalla parte del mare. Non c'è nulla. Una risposta che non vorremmo mai sentirci dire da coloro che ci aspettiamo ci diano una mano, ma era la verità. Pur tuttavia la fede sostiene, il dono della fede sostiene Elia: ritornaci sette volte. Abbiamo avuto un pastore che ora è col Signore, che nella sua gioventù anagrafica e ministeriale si ritrovò a esercitare il ministero in un paesino della Calabria, e era previsto per quel giorno che ci doveva essere una processione religiosa. Una sorella un po' fervente, un po' troppo forse, disse a quelle persone che Dio il giorno dopo avrebbe fatto piovere talmente forte che non l'avrebbero potuta fare, e andò tutto felice a dirlo al pastore. Il pastore gli disse: incosciente, chi t'ha detto di dire una cosa del genere? Ma ormai il guanto di sfida era stato lanciato. E allora passò la notte in preghiera. E parole sue, quando ce l'ha raccontato all'istituto biblico facendo lezione, si alzò. E la prima cosa che fece ovviamente fu guardare verso il cielo, se c'erano le nuvole, un cielo azzurro. E lui ha insistito in preghiera: Signore, ti prego, che ne sarà del tuo grande nome? Rispondici, esaudiscici. Andò a fare il culto, il sole. Ma mentre da lontano già si udiva il suono della banda musicale di quel gruppo religioso, improvvisamente venne un temporale che così forte che costrinse i partecipanti a quella processione a ripararsi nella nostra chiesa. E io desidero dirvi che Dio guardò alla semplicità di quel cuore, di quella donna, e onorò la preghiera che era salita fino al cielo. Tu e io possiamo credere
che Dio, il nostro Dio, ha il controllo della natura. Ritornaci sette volte. E per sei volte il servo salì sempre più in alto e non vide niente. Tuttavia Elia continuava a pregare senza distrarsi. E con la risolutezza di Giacobbe che disse all'angelo del Signore: non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto, insisté. È probabile che molti qui abbiamo pregato in questi giorni per certe cose che ancora ci sembra che Dio non ci risponde. Beh, non è così. La risposta sta arrivando. Ecco, io sono alla porta e picchio. Se qualcuno ode la mia voce ed apre, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. Noi vogliamo crederci. Ed eccola una nuvoletta, verso 24, grossa come la palma delle mani, che sale dal mare. Subito coprì il cielo e annaffiò la terra, perché non vogliamo mai dimenticarci, le grandi benedizioni cominciano dai piccoli inizi. E dice il Signore: chi potrebbe disprezzare il giorno delle piccole cose? Oggi siamo costretti dalle misure limitative dovute al coronavirus a stare presenti ai culti in più riunioni, seguirà un'altra dopo. Io desidero dirvi che a noi ci sembra una piccola cosa, forse speravamo di stare tutti insieme al completo, lodare il Signore, cantare, suonare, e invece, tra virgolette, dobbiamo accontentarci di poco, di non tutto al completo, di non tutti insieme. Beh, non disprezziamo il giorno delle piccole cose, tutto è un dono di Dio e noi vogliamo prendere ogni cosa dalla mano del Signore. E il risveglio venne e Dio operò e il Signore esaudì. Già si ode un rumore di grande pioggia, indica la dinamica, lo sviluppo del risveglio, ed ecco i risultati, l'obbedienza. Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca il cavallo al carro, scendi perché la pioggia non ti fermi. E Acab, pur essendo un re empio, pur avendo una moglie indegna, perché non del popolo di Dio, perché dedita alle stregonerie, alla magia, pagava, non di tasca sua ma con i soldi dello Stato, 400 profeti di Astarte, una divinità che prevedeva prostitute sacre nel Tempio, tutto pagato con le tasse dello Stato. Questa donna, che non apparteneva al popolo di Dio, era un'accanita nemica di Elia. Pensate, quando Elia lancia la sfida perché i falsi profeti di Baal e di Astarte venissero, quelli di Baal che dipendevano da Acab vennero, ma lei non accettò di mandare i suoi profeti, sfidò il profeta. Naturalmente non finì così. Questa donna ebbe poi la disciplina di Dio e non morì tranquilla e serena. La mano del Signore fu sopra Elia, però. Notate, si cinse i fianchi per non inciampare, avevano le tuniche lunghe, con la cintura si cinse i fianchi. E poi la mano del Signore fu su di lui, e lui più veloce di Spider-Man, corre e corre veloce, miracolosamente. Accadrà ancora una volta, e stavolta non nell'Antico ma nel Nuovo Testamento, la mano del Signore sarà su Filippo. Quando uscirono dall'acqua dove ha celebrato un battesimo, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e Filippo si ritrovò in un baleno in Azot, e proseguendo evangelizzò quelle città. So che non è semplice credere che questo possa accadere oggi, ma in una conferenza pentecostale mondiale, davanti a migliaia di persone, uno dei pastori di colore ha raccontato che si trovava davanti a un fiume in piena, e che era una settimana che viaggiava, e molta strada era stata fatta a piedi perché era tutto bloccato dalla pioggia, dalle inondazioni, e purtroppo si scoraggiò perché il fiume in piena impediva di poterla attraversare. Ma lui disse, e ci abbiamo creduto tutti vedendo la sua semplicità e potenza: ho chiesto aiuto al Signore, che
che mi ha preso e mi ha portato da una riva alla riva opposta, e oggi sono qui e vorrei dirvi che Dio è l'Iddio dei miracoli e che noi crediamo che ogni cosa è possibile a chi crede. Già si ode un rumore di grande pioggia, indica la dinamica per il risveglio. Dio vuole mandare la pioggia dello Spirito su di noi, e il tipo, la figura delle benedizioni di Dio, perché è scritto nel Salmo: la terra tremò, anche i cieli si sciolsero in pioggia davanti a Dio. Oh Dio, tu mandi una pioggia benefica sulla tua eredità esausta per ristorarla. È probabile che qualcuno sta proprio all'ultimo tratto, è esausto, non ce la fa più. Beh, questo è il tuo momento. Puoi credere che la pioggia verrà e Dio manderà il risveglio. Già si ode un rumore di grande pioggia, indica la dinamica per il risveglio, e abbiamo visto in che consiste, come accadde e i risultati. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una grande pioggia. Già si ode il rumore di grande pioggia, indica la dinamica per il risveglio che stiamo aspettando. Ci alziamo all'impiedi, adoriamo insieme al Signore. Sentitevi liberi di dare gloria a Dio. Desideriamo lodare il Signore e vogliamo chiedere questo risveglio a Dio. Vogliamo chiedere queste grandi piogge spirituali per noi, per le nostre famiglie, per la nostra Chiesa, per la nostra città di Napoli, per la nostra nazione Italia, per il mondo intero che sta soffrendo e che è esausto. Ma Dio può mandare la pioggia del risveglio e ristorare il mondo. Padre, ti vogliamo ringraziare per ogni bene che tu ci doni. Chiediamo la tua benedizione. Spandi il tuo spirito su noi. Comincia un'opera nuova, converti i nostri cuori a te se non lo sono. Perdona i nostri idoli, Signore, aiutaci ad abbatterli nel nome di Gesù. Il primo posto lo devi avere tu, non noi, non il lavoro, non la famiglia, non i nostri affetti, ma tu devi avere il primo posto, perché è scritto: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Rispondi alla nostra preghiera, grazie per tutto quello che farai, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.